religiose, in particolar modo la nostra chiesa, come funzionano per Piero Barbieri. Raccontare cosa abbia significato Don Franco per la nostra comunità in poche parole è pressoché impossibile. Occorrerebbero dei libri. Ci pensavo in questi giorni. Se Costantino Rozzi ha costruito materialmente Villa Miglia, Don Franco gli ha dato un'anima. Don Franco non è stato semplicemente il parroco di Villa Miglia, è stato molto di più. Don Franco è stato Villa Miglia. È arrivato il 4 agosto del 1974, quando qui non c'era nulla, e dal nulla, partendo da un garage, ha fatto costruire ben due chiese. È stato padre spirituale della comunità, come tutti i padri ha accarezzato, ha educato, ha rimproverato, ha accompagnato intere generazioni. Lo ha fatto con piccoli gesti, semplici e autentici, come i montanari sanno fare. Mi fa piacere la presenza qui del sindaco di Arquata. Lo ha fatto insegnando il catechismo ai ragazzi, organizzando le gite, giocando a carte. Lo ha fatto contribuendo alla crescita sociale del quartiere. Basti pensare a ciò che ha significato per la parrocchia e per Villa Pigna la comunità scout. Lo ha fatto contribuendo, insieme a Morena, alla crescita culturale di molti ragazzi. Don Franco ha testimoniato i suoi valori e la sua fede nella semplicità, nella quotidianità, e ha lasciato un'impronta indelebile in ciascuno di noi. In questi giorni ho notato tanti messaggi di cordoglio e di affetto anche da parte di quei giovani che lo criticavano, che gli facevano dispetti al campetto della chiesa, perché ha lasciato un segno ovunque. È stato innanzitutto un uomo semplice con tutti i difetti che ognuno di noi ha. Amava risultare antipatico. Io lo dissi qui anche 3 anni fa, quando ci fu il passaggio di consegne con Don Francesco, gli piaceva. Ma aveva una bontà d'animo smisurata, senza misura, nell'accezione più autentica del termine. Se è vero che amava punzecchiarti e fartelo vedere, non amava mai far vedere quando faceva del bene. Ha aiutato tanti di noi, tanti ragazzi, tante famiglie in difficoltà, e lo ha sempre fatto lontano dai riflettori. È stato sempre presente, vicino a chi aveva bisogno, vicino ai malati, senza mai farlo pesare. Interpretando i sentimenti di cordoglio e di profonda vicinanza alla famiglia da parte della nostra comunità, ho ritenuto opportuno proclamare il lutto cittadino per tributargli il giusto omaggio. Quando ho assunto questa decisione, ho parlato un attimo con Salvatore, con Don Francesco, poi ho immaginato la sua reazione. Mi sono chiesto se avrebbe gradito. Sicuramente mi avrebbe risposto: lascia stare queste stupidaggini. È stato un uomo coraggioso, in grado di andare controcorrente, coraggioso quando radunò i capifamiglia nel quartiere e si avventurò nel sogno della nuova chiesa. È stato un uomo onesto, perché ha amministrato tanti soldi rendicontando sempre tutto il primo dell'anno, senza spendere mai nulla per se stesso ma donandolo agli altri. È stato un uomo coerente con gli insegnamenti del Vangelo. Ricordo quando qui arrivarono i migranti, ricordo le proteste in piazza, le origini, e ricordo che lui accolse tutti, guadagnandosi anche qualche scritta ingiuriosa qui sotto al muro della chiesa. Lui rimase imperturbabile. È stato un uomo di grande cultura, senza mai menar vanto. I ricordi personali che mi legano a lui sono tantissimi. Fin da quando ero piccolo andavo con lui a benedire per le case, poi dopo la cresima mi chiese di scrivere sul giornalino parrocchiale, il quartiere. Tante le chiacchierate, le discussioni, anche gli scontri. Perché in fondo se gli volevi bene veramente non potevi non discuterci. Gli ultimi anni sono stati i più dolci, i più intensi per me. Anni illuminati da grande affetto. Mi chiamava spesso, mi diceva: come sta il mio sindaco bambino? In questi anni difficili, dominati soprattutto dalla pandemia, lui c'era sempre. In ogni emergenza, in ogni difficoltà, lui era il primo a chiamarmi per informarsi di cosa accadeva o semplicemente per sapere come stava.
Ogni volta che leggeva qualcosa sul giornale che riguardava Polignano, puntuale arrivava la sua telefonata, fino a qualche mese fa, quando le condizioni di salute si stavano facendo più serie. La sua vicinanza e il suo sostegno sono stati per me preziosissimi. Ha voluto bene a tutti e la folla enorme di oggi lo dimostra. Grazie di tutto, Don Franco. E grazie a chi ci ha consentito di incontrarti nelle nostre vite. Mancherai tantissimo. Ci mancherà un padre. Da oggi, Villa Pigna e tutti noi saremo più soli e un po' orfani.